strada di Vico Pazzariello la coincidenza sembrava troppo opportuna per non sfruttarla. C'è un attore, diciamo, aspettava un attore di teatro, di cinema poi, però dobbiamo dire che Totò ha iniziato come saltimbanco, per questo noi ce lo sentiamo vicini, perché era un artista della varietà che da giovane, giovanissimo, faceva parte di queste compagnie di giro che si chiamavano i Scavalcamontagne. Allora non ci vuole neanche di ciò. Andando nel sottosuolo di Napoli, in un cimitero artistico, non a caso perché siamo un'associazione di artisti, che vanno a mettere un seme, a dimora un seme. Noi abbiamo con noi dei semini, proprio materialmente parlando, di una pianta, però potrebbero essere anche ovviamente semi metaforici, oppure lasciare un oggettino, una cosa, se non proprio vicino al teschio del capitano, dove là ci fermiamo un poco più, diciamo, profondamente. Sono vicino al teschio del capitano. Io non so se voi avete ascoltato la guida precedente, che diceva di questa leggenda del capitano, no? Questo teschio è molto famoso praticamente, però ce ne stanno tantissime versioni, credetemi. Quella che a me mi piace ricordare è la versione di due giovani sposi che dovevano sposarsi, appunto, e lei era molto molto credente e lui un po' meno, diciamo proprio un miscredente. Quindi era un carattere, diciamo, smargiasso, che prendeva in giro anche le bizzoche, tutto il mondo cattolico, e in particolar modo metteva in croce questa sua giovane fidanzata, che la definiva troppo bizzoca, troppo legata a queste cose della chiesa, eccetera, eccetera. A Napoli c'è il culto del il rifrisco delle anime, no? Il culto delle anime del purgatorio, quindi indirettamente adottando un teschio, adottando un morto abbandonato, tu stavi facendo un rifrisco ai morti tuoi.
Dalla sua umanità il mondo artistico e poetico riconosce in Totò la voce del tempo. L'associazione di San Vincenzo Ferreri, la sottoscritta, e lo scultore Januario Antonio Januario dedicano con ammirazione a chi oggi come ieri appassiona ed entusiasma la sensibilità di chi ha cuore e sentimento. Oh, venire chiamia, che bello nome, mamma, tata Lisa, oh, mamma mia. Ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero. Ognuna da fa questa creanza, ognuna da tenere questo pensiero. Ogni anno in questo giorno di triste e mesta ricorrenza anch'io ci vado e con i fiori adorno l'oculum armorio e sia Vicenza. Proprio azzeccata tomba e stu signore, c'è stata tomba piccerella, abbandonata senza manco un fiore, è per segno sulla mente una crucetta. Troppa cosa appena si leggeva, esposito gennaio, nel turbino, guardando lo che vengono faceva. Chi su morte senza manco di lumino. E che stia vita, capo a me pensato, chi ha avuto tanto e chi non ha avuto niente. Chi su povero marone se l'aspettava, ma pure a quel lato mondo era per sé. E mentre fantasticava questo pensiero, si era già fatto mezzanotte, e i numeretti chiusi, prigionieri, morte e paura, andando ai cannoni. Quando tutto ad un tratto che vedo, due ombre avvicinarsi a parte mia, io pensai che questo fatto non mi pare chiaro, sto scettato l'orma o è fantasia? Ma di che fantasia? Chi era un marchese, con tuffo, con caramello, con pastrana, e chi l'ha da piazza isso un brutto arnese? Tutto vedendo, è con una scopa a mano. E quello certamente è Don Gennaro, o morto pomeriello, o scupatore. Giovanotto, vorrei sapere da voi, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna. Accanto a me che sono blasonato, la casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura, la vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. E signor Marchese, se quello non è stato colpa mia, chi non mi avesse fatto questo turno? Mia moglie è stata affastata e salita, io che potevo fare si era morto. Se fosse vivo mi faria contento, pigliazza la cascellella che è qua addosso e proprio voi in questo momento me ne sareste rindanato a posto. E che aspetti, ho turpe mal creato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza, se io non fossi stato intitolato avrei già dato piglio alla violenza. Ehi, che sta violenza, signor Marchese, la verità proprio mi sono sbucciato e sentito, e si mette a pacienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma chi devi essere, non ti? Ho poco capito, accattinto siamo tutte uguali, morto sei tu, morto so pure io, ognuno come nato è tale e quale. L'unico porco, come ti permetti di paragonarti a me, che ebbi natali nobili, illustrissimi e perfetti, da fare invidia a principi irreali. Ma tu qua Natale faccio che vi farò. Ma tu dopo mettere in capo in tasca il cervello, tu sei ancora malato e fanno.
tre è una livella. Non re, un magistrato, un grand'uomo, tra sei un stupo, un dono a fatto punto, capezzo tutto, la vita è puro no. Tu non te l'hai fatta ancora, visto tutto. Perciò, senta a me, non vuole stiva. Supportami vicino e che ti importa che si pagliacciate e fanno solamente vita. Qui siamo sei, appartenimmo a morte.